e anche ai rappresentanti della regione questo incontro a nome mio, a nome degli, anche degli altri sindaci, quindi di Cimolais, di Erdo e di Barcis. Prima di iniziare vorrei fare due personali considerazioni. In questi anni, ma soprattutto in quest'ultimo anno, i sindaci sono stati un riferimento. C'è chi è venuto a manifestare l'esasperazione del problema Varro, perché magari avevano un familiare che aveva bisogno di cure urgenti e non se la sentiva di fare il giro del mondo per arrivare a Pordenone o magari peggio ancora a Spilimbergo. C'è chi è venuto a lamentarsi giustamente, e qui faccio riferimento ai lavoratori che mi hanno detto: sì, ma io adesso devo prendere dei permessi, devo prendere giornate. Chi mi risponde? Come mai la strada è chiusa? C'è chi si è sfogato, e anche questo noi l'abbiamo capito. C'è chi, mi riferisco ai ragazzi delle scuole, per frequentare le nostre scuole, quindi per andare a scuola 3 ore, ha fatto 5 ore di corriera. Io dico che bisognerebbe mettergli un 7 senza neanche fare l'esame. C'è chi però, negli ultimi 4 anni e mezzo, negli ultimi anni, era in letargo. E adesso però si immolano veramente a difendere il problema del Varma. Io non permetterò a nessuno, e sia chiaro, qui parlo alla mia gente, di strumentalizzare il problema Varma. Il problema Varma è un problema serio, per noi è un dramma, e non permetto a nessuno di strumentalizzarlo per altri fini. Io voglio dire anche un'altra cosa. È stato detto, i sindaci non hanno responsabilità perché la strada è regionale, però non hanno fatto niente. Queste sono tutte le missive ufficiali che in questi 4 anni tutti i comuni, Lau, Cimolais, Erdo e Barcis, hanno firmato assieme, che sono stati inviati sia alla precedente giunta regionale sia a questa. All'interno di queste missive, quindi, ho tralasciato le mail, gli incontri, le telefonate, c'è un documento che pesa, che vale più di 100.000 parole, e ce ne sono verbali di delibere delle giunte comunali, naturalmente io quella di Cloud, però fatta anche dagli altri comuni, i quali conferiscono l'incarico al professionista per studio di fattibilità, opere, innalzamento della strada in corrispondenza della confluenza del torrente Varma. Questo perché? Perché non interessava in questo momento drammatico per noi, per tutti i valcellinesi, ci interessava avere che sia garantita la percorribilità di una strada regionale. A noi non interessa, l'ho detto l'altra sera che abbiamo fatto un incontro, non ci interessa fare bella figura e non vogliamo neanche nessun ringraziamento, ci interessa solo che la gente di Cloud, Cimolais e Erdo possa andare a lavorare senza nessun patema d'animo. Un grazie però lo voglio far subito, senza se, senza ma e senza sorta di dubbi. Lo voglio fare a questa giunta regionale. Che sia chiaro, voi sapete che io non li ho votati, anche loro lo sanno. E questo significa che io non ho nessun doppio fine, non c'è nessun giochetto politico in queste mie dichiarazioni. Dico grazie perché in 1 anno e mezzo, da quando sono al governo, ci hanno permesso di arrivare alla consegna dei lavori. Dico grazie perché questa giunta regionale, in 1 anno e mezzo, ha fatto più delle giunte Tondo, Ilvi, Moreton, Salvador, Luca Ciriani, e faccio la par condicio, dico anche Alzetta, Barra, quello di Magnago, come si chiama? Popolini, scusate. Quindi questo è un dato di fatto, ve lo dico veramente con il cuore. Io so, l'ho vissuto in prima persona insieme a tutti voi, che così non si può andare avanti. Giovedì
abbiamo incontrato la Serracchiani su Barma. E se da una parte ho ripetuto quello che vi ho appena detto, vi abbiamo ringraziata per l'intervento fatto, dall'altra vi ho detto però che la vostra giunta ha una, secondo me, una grande responsabilità e una grande colpa. È quella che ha dimostrato poca sensibilità istituzionale, morale, nei confronti della nostra gente. E ho aggiunto, è possibile che 15 volte nell'ultimo anno che si è chiusa nessun amministratore regionale è venuto su a spiegare e a parlare con la gente? È possibile che nel 2014 noi non riusciamo ad avere nella sua webcam strada aperta, strada chiusa, che non c'è un servizio di messaggi per poter, in modo tale che la nostra gente possa andare a lavorare comunque tranquilla? È chiaro, se è chiusa bisogna fare il giro, si partirà prima, però in tempo reale queste informazioni devono arrivare. Invece c'è la difficoltà, chiamiamo il magistrato e non rispondono, chiamiamo la protezione civile e non risponde, gli unici che, qui lo dico, è il carabiniere e la polizia. Mi sembra assurdo che dobbiamo andare a telefonare per avvenire alla polizia per avere delle informazioni certe. C'era lì, guardo l'assessore Panontin, il direttore Berlasso. Ah, questo sindaco lo faremo. Ho aggiunto, scusate la tecnologia, e dopo non mi devo incazzare, guardando anche la Serracchiani. Ho detto, se fosse stato così facile, così semplice, perché non l'avete già fatto, visto che sono 3 anni che ve lo chiediamo? Ecco, i disagi ci sono. Ci saranno anche nei prossimi mesi, l'incazzatura probabilmente ci durerà un paio d'anni, però credo che sia la volta buona, perché vediamo in fondo al tunnel per la prima volta dopo 20 anni, vediamo una luce, e questo secondo me è un fatto positivo. Io adesso lascio la parola al, forse al direttore, non so, ecco, al vicepresidente Bordonello, in modo tale che cerchiamo però di organizzarci in questo modo qui. Quando verranno presentate le soluzioni che noi abbiamo, che loro, che la giunta regionale ha trovato, ci saranno degli interventi, evidentemente. Cerchiamo per velocizzare il tutto e per fare le cose fatte bene, di organizzarli. Quindi io sarò qui, di programmarli, scusate, quindi sarò qui, chi vuole intervenire, ci sarà una lista, ci sono già iscritte le persone, in modo tale che ci organizziamo nel migliore dei modi. Una cosa voglio ripetere, l'ho detta mercoledì, io sono innamorato della democrazia, quindi ognuno è libero di esprimere la propria opinione, che può essere condivisa o meno, però va rispettata, quindi non esiste mancanza di rispetto verso nessuno, perché altrimenti bloccheremo subito la riunione. Grazie. Grazie sindaco, una buona serata a tutti. La presidente, come dicevo, sta arrivando, siamo qui, fa pochissimo. Io penso che quella di questa sera debba comunque essere un incontro, tra virgolette, se possibile, insomma, di prospettiva. È vero che bisognerebbe guardare anche indietro e perché siamo qui questa sera, la responsabilità, le cose, eccetera, perché poi arriva il momento in cui si consegnano i lavori, come noi siamo riusciti a fare un anno, e magari iniziano i lavori, ci si dimentica tante cose. Io penso che sia difficile da dimenticare tante divieti, tante persone che hanno detto no a tante cose, eccetera, eccetera. Però ecco, noi questa sera vi presentiamo i lavori come saranno fatti, abbiamo già consegnato appunto il tutto all'impresa, inizieranno velocemente. È evidente che questi sono i lavori che ci permetteranno di affrontare l'emergenza. So anche, perché più di qualcuno mi ha scritto, mi ha telefonato, che alcune persone non sono d'accordo, pensano che sia un palliativo, che sia un percorso, che siano soldi gettati, cose di questo tipo. Io penso che in questo momento noi si debba dare veramente una risposta, come l'abbiamo detto sindaco, come tutti pensano, e cioè permettere di avere la fruizione
della statale, e nel contempo iniziare tutte quelle attività e opere che servono, che abbiamo deciso assieme con l'assessore Santoro, con i sindaci della Vallata, esattamente 7-8 mesi fa, una cosa del genere, in municipio a Bargis, quando abbiamo fatto il punto della situazione, quando abbiamo detto ok, andiamo verso questa strada. E ripeto, sono passati mesi, non sono passati anni, da quando abbiamo detto si va su questa strada e si arriva alla, e si arriva alla, alla risultato finale. In quell'incontro con l'Università Giulia Strada, con tutti i nostri tecnici, con i sindaci, abbiamo deciso di fare quest'opera, ma nel contempo di andare a fare tutto il resto, cioè l'altra strada dall'altra parte del lago, la parte di poter, per poter iniziare gli sghiamenti immediatamente, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sarà l'assessore Santoro a darvi tutti i dettagli. Quindi partiamo con la spiegazione di cosa, della tempistica e di cosa faremo in, da oggi in poi, insomma, da ieri, quando abbiamo consegnato i lavori, e poi andiamo anche a illustrare quello che verrà fatto in parallelo per risolvere in maniera, tra virgolette, definitiva, sapendo benissimo che per risolvere in maniera definitiva dobbiamo risolvere in maniera definitiva anche il problema del lago di Bargis, cioè non è un problema, sì, sono collegati ovviamente. Allora, intanto buonasera a tutti, io mi permetto di prendere, per scusarmi del ritardo, ma io da Trieste dove una riunione si è protratta. Lo spirito di questa sera è non è dire siamo arrivati, ma partiamo. Partiamo verso un percorso che ha risolto l'emergenza, con un intervento che permetterà di stare in sicurezza per un po' di anni, e nel frattempo immediatamente apriamo i tavoli che riguardano gli sdiaiamenti, che riguardano le alternative. Questo noi lo siamo qui insieme proprio perché il tema non è un tema che riguarda un unico assessorato, è un tema che riguarda molte materie, riguarda l'idraulica, riguarda la viabilità, riguarda l'insieme, diciamo così, delle discipline, non ultima anche la protezione civile che interviene nei casi di emergenza. Quindi questa sera non è cioè l'inizio del progetto, ma è l'inizio di un percorso che, fatto il progetto di messa in sicurezza, potrà garantirvi di percorrere la strada in sicurezza con parallelamente la prospettiva di un lavoro che sia definitivo. E io adesso darei la parola all'ingegner Vittori di Etnomagistrale, il quale vi spiega il progetto. Avete visto sulla strada c'è il cartello. Il fatto che ci sia il cartello significa che c'è un'impresa che sta affidando i lavori, che quindi sta portando, facendo gli ordini delle forniture, facendo gli ordini dei materiali, e quindi si sta approntando per quanto riguarda la parte operativa del cartello. Noi stiamo molto sotto a questa impresa e a Etnomagistrale, perché come il vicepresidente ha detto prima, sono passati 8 mesi dal progetto preliminare all'aggiudicazione dei lavori. Vi assicuro che in campo pubblico, ma i sindaci me lo potranno testimoniare, è un obiettivo sfidante, è stato un obiettivo sfidante che ci sentiamo di poter dire di aver colto. Con altrettanta determinazione seguiremo il cantiere, voi sapete che c'è anche il direttore della direzione infrastrutture, dottoressa Magdaluiana, che avete visto in queste zone molto spesso, che noi partecipiamo molto spesso a dei sopralluoghi senza dire niente a nessuno, proprio per renderci conto, lo sanno i sindaci, proprio per renderci conto delle varie situazioni. Quindi con questa determinazione, che è la stessa forte promessa che abbiamo fatto 8 mesi fa, e adesso darei la parola al ingegner Vittori che vi racconta che cos'è questo progetto, come si fa, insomma, come è fatto, e quindi cosa ci aspettiamo da questa realizzazione. Non è una cosa definitiva, abbiamo detto, è già stato detto, qualcuno ha detto che soldi buttati via, eccetera. Io credo che oggi non ci siano alternative. Soldi sono buttati via quando ci sono le alternative. A breve io credo che sia nostro dovere darvi la possibilità di percorrere la strada nel più breve tempo possibile. E questa è la soluzione che può farla.
dobbiamo aspettare 2-3 anni per studiare una soluzione migliore. Beh, io credo che la vostra richiesta non sia stata questa. E quindi a chi dice che sono soldi buttati, noi diciamo che sono i soldi che servono per garantire un servizio che è quello richiesto da voi. Mi do la parola del presidente. Anche qualche dentistica, magari se la gente aiuta a sapere anche quando, come. Buonasera, io sono un tecnico dipendente del Comune di Venezia Trieste che ha seguito questo lavoro. Un lavoro che ha occupato 8 mesi circa di attività tecniche e di adempimenti tecnico-amministrativi obbligatori e previsti dalla quadro normativa attuale. I lavori come si svolgeranno? La strada verrà rialzata nel suo punto massimo di 3 metri in corrispondenza della confluenza del Varma nel dovente cemento e verrà rialzata in sede, quindi andando ad occupare il sedime attuale. Nel frattempo che verranno fatti questi lavori, della durata prevista di 4 mesi e mezzo circa, 130 giorni esattamente, verrà fatta una pista provvisoria in alveo in cui verrà deviato il traffico che attualmente percorre la statale, la regionale. Questa strada in alveo verrà fatta alla stessa quota della strada esistente, quindi avrebbe avuto la stessa vulnerabilità che non la regionale. Fatto salvo venire difesa da un ammasso terrigeno, diciamo che noi abbiamo chiamato difesa sfondale, che la terrà in sicurezza, visto che la sezione del Varma, quindi il deflusso delle acque, verrà per l'appunto ristretto, visto che questo che la strada che avrà 7 metri di occupazione trasversale invade, viene messa all'interno del Varma, delle Cellina, scusate, verrà appunto protetta da questo ammasso terrigeno che è la difesa sfondale che la terrà diciamo al sicuro di eventuali effetti atmosferici che deve sopportare particolarmente quantità di acqua a valle. Però siccome comunque rimane una situazione che può presentare elementi di criticità, verrà corredata da 2 sbarre di sezionamento della strada che si azioneranno automaticamente nel momento in cui per un qualche malaugurato evento dovesse che l'acqua dovesse invadere la pista provvisoria. Questo perché? Perché anche se in realtà i volumi del traffico sulla strada regionale non sono molto elevati, comunque sia non si vuole che, per l'appunto anche nell'effetto provvisorio, si possa dare di correre che sia inconveniente. Quindi in qualche maniera, a mio giudizio, nel periodo dell'accantieramento la sicurezza verrà aumentata e non ridotta rispetto alla situazione attuale. Vi dicevo, 3 metri di altezza al punto più alto, questo ammasso terrigeno sarà contenuto dalle cosiddette terre armate, che sono dei fabbricati che l'impresa adesso deve avviare immediatamente nella loro produzione. E un ponte provvisorio, perché proprio a forza del fatto che l'intervento è provvisorio e che si è cercato quanto più possibile recuperare le lavorazioni e non perdere la fila dell'intervento, ecco che allora si è deciso che l'impalcato è metallico ed è removibile, ossia a fine servizio, quindi allo scadere di questi 5-7 anni, anche se sono previsti nella sua provvisorietà, esso verrà trasportato e utilizzato dalla FPG Strade per qualsiasi evenienza che dovesse appunto incorrere. E si è previsto questo ponte modulare in modo non ancorato alle geometrie attuali del ponte sul Varma, che vale 40 metri con 7 metri trasversali, ma sarà componibile in varie composizioni di luce e anche in una doppia composizione trasversale, quindi di fatto sarà poi una risorsa a disposizione poi di Friulenza Giulia Strada, ma comunque della regione per qualsiasi utilizzo emergenziale che dovesse avere. Quindi voglio dire, la provvisorietà prevede una spesa purtroppo irreversibile, non recuperabile, ma prevede anche il valore del ponte riutilizzato e tenuto a disposizione della stazione appaltante e della nostra regione. Il primo lavoro che verrà fatto è un intervento di una linea telecom OGR che deve venire carrata dal lato e Valle,
e la pista provvisoria, come vi dicevo, e dopo la costruzione di questo massi terrigeri con le due spalle, non ci sono fondazioni di tipo indiretto, è tutto superficiale, sono lavorazioni di pali, e poi la messa in opera con il palcato. Questo grande è l'inquadramento generale del lavoro. 130 giorni previsti per la realizzazione dei lavori, certamente dovremmo fare il conto con il tempo, però secondo il nostro giudizio è il tempo corretto, pur a fronte di una stagionalità che è quella che sono venute a incontrare. Il costo del lavoro sono 830.000 euro di opere edili e 500.000 euro di fornitura del ponte, che ripetiamo nella polizia. Questi sono i prezzi a fase di gara, che già sono state fatte dei ribassi, mi pare 12-14% sulle prezzi e quasi doppio, più di doppio invece per la parte del ponte. Oltre a questo vanno aggiunti gli importi per le spese. Sera. Quindi no, quello che è importante è che in 130 giorni sono già dei costi, hanno già iniziato a decorrere in 130 giorni, non è che ragionevolmente io mi aspetterei circa un mese di organizzazione, di preparazione di tutti gli aspetti di prefabbricazione che richiede questo tipo di intervento, e credo che a dicembre lì ci saranno i mezzi che opereranno concretamente a fare una pista provvisoria e poi. Grazie mille. Allora, andiamo agli interventi della sala. Se sì. Vuole intervenire. Allora, chiedo due cose giusto per chiarirci, no? Direttore. Lei ci dice che non è che adesso abbiamo iniziato il cantiere e perché viene l'inverno lo copiamo, cioè continuerà anche nel mese di dicembre, gennaio, meno 10, meno 15, poi bisogna avere nella vita un po' di fortuna sperando che sia un inverno secco, perché è chiaro che se noi, e qui so che faccio il pensiero di molta gente, non è che mettiamo 130 giorni e dopo lo blocchiamo dalla prossima settimana fino alla fine di marzo, adesso estremizzo. Quindi, io mi sento di dirvi questo, il tempo di io dico questo, i contratti sono contratti, ossia l'ATI, che è un gruppo di due imprese che hanno firmato il contratto, l'hanno firmato per fare lavoro in 130 giorni da martedì scorso. Così non fosse, c'è il regime delle penali che si possono poi concretizzare fino a una rescissione, però si venissero a trovare in adeguata parte della parte. Quindi io spero ovviamente di non dover andare ad attingere a questi tipi di istituti, però quando se ne dovesse avvisare l'opportunità sono istituti previsti dalla realtà. Parliamoci chiaramente, il tema vero è se arriva giù una valangata di piotre che in giorni non si può lavorare e quando ne arriverà. Questo è l'unico vero tema. Diversamente tutto il resto è un tipo di opera che è in grado, che non è un'opera, come ho detto prima, microqualificazioni, cose eccetera, è un'opera tra virgolette prefabbricata, cioè che arriva, viene montata a parte della. Quindi l'unico problema rispetto alla sospensione dei lavori è il tempo, meteorologia, quindi se piove o se c'è neve di certo tipo. Il resto non è una lavorazione che in qualche modo permette di chiedere sospensione lavoro. Ok, e la seconda, anche se mi sembra di averlo letto, però vorrei una conferma. E sono anni che sento parlare che questa aprile del Sudin è secondata, verrà aggiustata finalmente, perché è conveniente che togliamo la ghiaia e dopo, se è secondata la figlia, continua a venire giù ghiaia. Ci troviamo alla situazione di prima. Questo è il tema secondo quello che ha detto prima la Santore, che ho detto io. Cioè, il tema è, uno è l'opera, quella che sta facendo, eccetera. L'altro è l'inizio di un percorso che abbiamo sancito con voi sindaci, la Regione e Friuli Venezia Giulia Strade, rispetto a come intervenire su lago, quindi griglia,
come sghiaiare, dove portare la mitraia, da che parte portarla giù, sono due cose separate, una da una parte, una dall'altra. Questa è la più facile, perché questa è la più facile, lo sappiamo tutti. L'altro tema è un tema importante, difficile, ma che noi abbiamo deciso di affrontare esattamente con la stessa voglia, con la stessa grinta, con la stessa contesa di risolvere una volta per tutte il problema. Il problema, prima l'ho fatto come battuta nelle tue parole iniziali, il problema del lago di Barci è un problema reale. Cioè, il lago di Barci sta riempendo, lo sappiamo tutti, basta vedere, guardare dal ponte di Legno che una volta si buttava giù, spero che qui adesso si butti giù, si spacca la schiena, sì, cioè. Quindi non è un tema che va affrontato completamente. C'è un finanziamento di 400.000 euro dell'assessorato all'ambiente su quella griglia, però io questa sera di quello non vorrei iniziare a ragionare, perché è fuorviante dire metto 400.000 euro sulla griglia. 400.000 euro sulla griglia servono nel momento in cui decido anche di fare tutto il resto, altrimenti non servono. E la terza domanda, abbiamo parlato prima, per diminuire il più possibile questi disagi che sappiamo che ci potrebbero essere, quello che abbiamo detto, servizio di messaggi, di webcam aperta, chiusa, in modo tale che la gente sa che ora deve partire per andare a lavorare. Parlo da qua. Intanto buonasera a tutti. Allora, sicuramente ci saranno anche gli interventi che avete auspicato in materia di segnalazione preventiva. Avete visto che ci sono stati degli sgheiamenti. La fortuna non ci ha assistito, evidentemente, perché in questo breve periodo è caduta tanta acqua quanta ne è caduta nel 66 quando ci fu l'alluvione a Pordenone. Quindi quando cadono questi quantitativi d'acqua che sono ben maggiori di quelli che hanno colpito la Liguria, diventa difficile anche riuscire a dare le risposte nei tempi che avevamo auspicato. C'era stata una riunione con la collega Santoro e con la direzione dell'ambiente per cercare di fare un intervento collaterale per la messa in sicurezza. Il sindaco sa, come sanno gli altri sindaci, che abbiamo concordato un percorso per dare una prima risposta di emergenza. Abbiamo sghiaiato 60.000 cubi, mi rendo conto che sui 90.000 previsti, mi rendo conto che si tratta di muovere, è come portare la sabbia col sentiero in riva al mare, perché questi sono i quantitativi. Cioè l'effetto che si ottiene è quasi equivalente. Però vi voglio dire una cosa, il quadro economico e la situazione complessiva nel corso degli anni è gravemente peggiorata. E ciò che poteva essere un'opportunità in tempi remoti, cioè sghiaiare e portare via la ghiaia perché c'era anche chi te la acquistava, chi te la comprava, oggi è un problema non di facile soluzione. Io non voglio sottrarmi alla verità, la verità è questa. Ciò non toglie che ci sono diversi studi ed analisi che sono stati fatti tanti in questi anni probabilmente. Oggi dobbiamo fare comunque un calcolo anche su ciò che è realizzabile oggettivamente. Tornando su questo, ci sono delle alternative possibili e il tempo che ci darà l'esecuzione di un intervento che è sì provvisorio, ma come avete sentito ha una previsione di durata di 5-7 anni, consentirà anche di individuare soluzioni alternative. La storia di Valligiani la conoscono meglio di me, ciò che è accaduto, ciò che non si è fatto, chi ha posto vincoli, le occasioni perse, ma come diceva giustamente il vicepresidente, su quella storia nessuno di noi può più intervenire. Ciò che possiamo fare è cercare di capire da questo punto zero, che è qualcosa di più di un punto zero, perché dovrebbe consentire alle popolazioni disagiate di poter finalmente avere un transito libero, costante verso il fondovalle, di vedere intervenire la regione come sta facendo anche con interventi strutturali. Su questo, ripeto, ci sono già analisi e studi che ci danno anche soluzioni alternative. Vanno approfondite perché credo non vogliate, non abbiate bisogno di sentirvi raccontare storie, ma di avere soluzioni concrete. Grazie. Allora, invito a parlare Giovanna Di Daniele. Eh sì,
facciamo delle domande, certo, perché abbiamo capito se, se verrà avuto tempo e si inizieranno i lavori, quando inizieranno comunque saremo di nuovo isolati, perché in questo caso qui anche c'è questa pista e probabilmente avremo la stessa situazione. Quindi noi volevamo chiedere alla Regione se si possono avere dei protocolli per affrontare ad esempio il problema dei nostri realizzati, perché devono sottoporsi a molti chilometri, sono già delle persone delicate e quindi arrivano a casa stanchi, non soltanto per i realizzati ma anche per tutte le persone che devono sottoporsi a chemioterapia o a terapia radiante, che devono andare in ospedale di Trova o Pordenone. E un'altra domanda, se possibile, per quanto riguarda i nostri lavoratori che devono andare in pianura a lavorare, gli studenti che devono andare a scuola e anche alle persone che devono salire in macchina, perché abbiamo delle persone molto importanti, quali il farmacista, gli operatori stesso dell'unità operativa del 118, i banchieri, gli insegnanti, tutti quelli che vengono a lavorare in valle devono fare anche loro un giro come non vedremo fare per scendere. Quindi se esistono dei protocolli regionali per intanto giustificare l'assenza alla scuola dei nostri studenti in modo che non vengano penalizzati, perché non vanno a scuola perché non vogliono, perché c'è questo problema. E poi se esiste un risarcimento chilometrico a questi lavoratori e se esistono anche dei protocolli per giustificare l'assenza dei lavoratori sul posto di lavoro. E magari ci sono dei giovani che rischiano anche di non essere assunti per il problema dell'arma, e questo noi lo sentiamo, se tutti ci dicono che il problema dell'arma tu abiti al caos e quindi non ti assumo. E quindi se esistono questi rimborsi anche chilometrici per queste persone, se che scendono oppure le persone che salgono, perché logicamente devono affrontare l'autostrada, quindi sorpedaggio di parate. Grazie. Allora, accogliamo le domande. Davide Porti. Buonasera. Volevo chiedere se la Regione è in potere di intraprendere le azioni coattive nei confronti della società che gestisce l'impianto, visto e considerato che comunque disagio è dovuto anche alla presenza del serbatoio artificiale e beneficiario è comunque la società che lo gestisce. Per esempio, dico, se si ponesse lo svuotamento dell'acqua in concomitanza di una piena, la ghiaia presente, diciamo, a livello del farma scenderebbe verso la diga. Grazie, Daniele Gasparro. Eccomi qua. Volevo chiedere se la rampa di accesso al ponte dall'acqua Arcola sarà lunga circa 500 metri. Siamo sicuri che quella porta non sarà più invasata dall'acqua prossimamente? E soprattutto se la Regione ha già in mano qualcosa di concreto su come risolvere il problema della ghiaia. Se una volta finita l'emergenza farò una galleria, oppure su come sgheiare, perché insomma l'ingegnere guarda da 5-7 anni di tempo, abbiamo visto che grazie alla sua prima di 2 mesi di sgheiare non è stato verificato. Quindi penso che l'emergenza sia di 5 anni di tempo, se non c'è ancora una soluzione sul tavolo, sia veramente poco. Bene, grazie. Non c'è nessun altro che deve intervenire, se no... Sì. È 15 anni che mi, tra virgolette, mi occupo di questo problema. L'ho sottoposto il problema a tutti gli assessori che mi hanno preceduto. Tutti hanno detto e concordavano su quello che dicevo, ma il risultato è stato questo punto. Do atto che questa giunta è così poco tempo che in carica si è data da fare,
e vorrei partire dalla fine di quello che devo dire. Il problema, come ha sentito accennare anche da questo signore, dovrebbe essere un posto, perlomeno la soluzione finale, a chi trae beneficio dall'acqua, cioè l'Enel ed eventualmente il consorzio di bonifica. Loro sono i gestori di quel bacino e loro devono farsi carico della manutenzione, e la manutenzione vuol dire lo sgaiamento, cioè garantire che il bene che gli è stato dato in concessione venga mantenuto come gli è stato dato. Gli assessori che mi hanno preceduto mi rispondevano che sono di fronte a una convenzione e che bisogna modificarla. Allora io vi invito a modificare la convenzione e a obbligare l'Enel, sottolineo l'Enel che trae vantaggio dall'acqua, a fare la manutenzione. Non fare come nel passato, dove si faceva passare l'emergenza, dove l'emergenza non c'era, per poter utilizzare i fondi della protezione civile, che sono fondi destinati ad altri scopi, perché è chiaro che la protezione civile fa dagli appalti senza appalti, l'affidamento dei lavori senza appalti, e poi sappiamo cosa va. No, almeno in passato era così. Abbiamo i carabinieri. Ma qualcuno mi deve spiegare perché in passato ci sono denunciati il comune di Barci e la regione per avere le competenze sui fondi per lo sgaiamento. Qualcosa che non andava in questa cosa. Ma la soluzione finale, e voi stessi l'avete detto, è la manutenzione del lago, cioè lo sgaiamento. Adesso io mi chiedo da profano, questo 1,5 milioni di euro che voi avete già appaltato, e io rispetto pienamente la volontà dei sindaci e della democrazia, avete deciso questa soluzione, ma mi chiedo, 1,5 milioni di euro tirando fuori la diaga non era la soluzione ed era quella definitiva, non quella provvisoria? Vedo qua un ticket. Ragazzi, Italo è una persona seria e va ascoltata. Però se noi adesso, oggi, dovessimo partire con questa cosa, quanti anni stiamo con l'esondazione del Darno in continuazione? Ha ragione che c'è il tema, l'ho detto io per primo, che il tema è quello del sgaiamento, della roba, eccetera, eccetera. Ma oggi o noi facciamo quest'opera subito, o per quanto tempo aspettiamo di finire di sgaiare, di fare, e continuiamo ad andare sotto, e poi continuiamo a incazzarmi e non riusciamo. Cioè, le due cose, purtroppo, oggi, noi andiamo oggi. Oggi sì. Parlo di pari passo. Oggi non è possibile pensare a quella cosa senza fare quell'altra. Non è possibile, perché altrimenti non riusciamo a farla più né una né l'altra. E quindi l'unica maniera è mettere di fare il passo, ascoltare questo discorso che è valido, che è serio, ma nello stesso tempo fare l'opera, non è che ne abbiamo altre. Buonasera, io sono Martino di Silvio, da là. Sono ingegnere della Porcata, la Doia, di Bravo. Volevo un attimo lanciarmi a quello che ha detto Francesco Econotti. Lei ha parlato di un evento non previsto, per tanta pioggia, come nel 66. Ma di questa zona è riconosciuta da tutti come una delle più curiose d'Italia, se non la più piovosa. Quindi non c'è problema di milione. Il livello della ghiaia è alto, non può tenere un evento stratosferico, basta pochissima pioggia perché l'acqua vale sulle terrazze. Abbiamo visto l'ultima esondazione. Allora, voi avete con i propositi, diceva il sindaco, finalmente una giunta che fa i lavori. Si dice che chi parte col piede giusto è in mezzo dell'opera, sono partiti col piede sbagliato. Abbiamo buttato via 300.000 euro che in un momento di spending review, chiedetelo ai sindaci, per un comune 300.000 euro sono un'enormità nella spesa corrente. Con un centesimo di quella cifra lì avevamo potuto mettere il gasolio per il pulmino che porti i bambini in giro per la valle. Okay. Io spero che d'ora in avanti, con i lavori che verranno effettuati,
ci sarà un po' di consenso. Adesso è il periodo giusto, perché se guardiamo gli ultimi 50 anni le piogge, i periodi meno piovosi sono dicembre, gennaio, febbraio, marzo, giugno, novembre sono i mesi più piovosi. Quindi non so quanto tempo ci vorrà, ingegnere, ma bisogna velocizzare i lavori, velocizzare, perché ci si arriva al 1 maggio dopo tanta pioggia. Sì, grazie. Bravo, sì. Allora, abbiamo alcune risposte, se vi siete segnati. Sì, no. Luca. Però io vi chiedo, fate gli interventi naturalmente che ritenete opportuno, però faccio delle domande, perché considerazioni le abbiamo fatte tante, quindi se fate domande che si possono aiutare a capire meglio le soluzioni ormai decise, perché voglio che sia chiaro che l'innalzamento della strada, e ve lo spiego perché siamo arrivati a questo punto qui, perché quando ci avevano prospettato la strada destra all'angolo per portare via la ghiaia, perché bisogna portare via la ghiaia e serve la viabilità prima per portare via la ghiaia, ci avevano detto tempo di realizzo 5 anni, ci siamo guardati, i sindaci abbiamo detto, e noi stiamo 5 anni in queste condizioni qui? No, impossibile. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare il primo step, che sappiamo che noi che non è la soluzione, però ci permette comunque di avere la transibilità della strada. Buonasera, vorrei fare una domanda all'ingegnere. In pratica hanno prospettato un intervento provvisorio senza l'utilizzo di terminesi piantate o di micropali, come diceva anche il vice governatore. Cosa praticamente avete deciso di mettere contro l'impeto delle acque del Cellina perché le rampe non finiscano al ponte Antoi? Perché costruire una rampa, diciamo, accanto al fiume Cellina, sicuramente ha bisogno delle opere di contenimento per questa rampa, che prima parlava di terre armate e poi abbiamo sentito anche parlare di pannelli prefabbricati. Qual è la tecnologia che viene utilizzata per il contenimento della rampa? Quant'è la pendenza della rampa che arriva da Barci? Perché magari in un periodo invernale potrebbe essere un problema, perché lì, se non sbaglio, su 365 giorni il sole ci arriva forse una settimana. E l'altra problematica è come intendete appoggiare questo ponte provvisorio e che vita utile gli avete dato, perché noi abbiamo anche un altro problema, perché se si guarda le registrazioni dei sismi regionali degli ultimi 20 anni, probabilmente nel triangolo tra l'Alpago, Barci e Clau ci stanno forse il 90% degli eventi tellurici, quindi se magari è stato tenuto conto anche di questa problematica, perché potrebbe da un giorno all'altro, questo non siamo in grado di prevederlo, anche se le corti italiane hanno condannato qualcuno perché non è un mago, se è stato tenuto conto in un'opera provvisionale che potrebbe durare una decina d'anni anche di questo fattore. Quindi qual è il sistema che avete, diciamo, pensato per appoggiare il punto? Grazie. Grazie, allora do la parola. Facciamo Robert. No, osservazioni le chieste, anzi mi scuso che non sono stato sufficientemente efficace prima. Allora, l'opera è provvisoria, abbiamo detto che vale 5-7 anni. Terre armate e i pannelli prefabbricati che dicevo prima sono sinonimi e sono quelle del meccanismo, usiamo questo termine, che serve per contenere il rilevato della rampa di accesso a nord e a valle, che è alto 3 metri nel suo punto più alto per completa col mamma e poi parte dalla quota attuale. Come sono fatti questi pannelli? Questi pannelli, i tiranti ce li hanno, ma li hanno rivolti all'interno del massiccio terreno. Sono delle pettucce, vengono calcolate sia per lunghezza che per sezione trasversale, tanti quanti servono in funzione dello sfilamento che potrebbe avvenire a fronte dei carichi stradali che ci sovrappongono, e per attrito con il materiale terrigeno messo loro all'interno stanno in equilibrio. E questo è il sistema con cui verrà costruita le due rampe di accesso. Ai fini dell'azione sismica è stata messa in conto. Teniamo presente che l'NTC 2008 per opere previsorie permette anche di non considerare le azioni sismiche,
noi l'abbiamo fatta del valore, mi pare 0,125 se ricordo male, di accelerazione, che è il valore più basso, l'ex cosiddetta zona S6, significato dei decreti precedenti. Stessa azione anche per l'imbarcato metallico. Dove appoggia l'imbarcato metallico? Appoggia su due spalle in calcestruzzo, che è questa la parte forse più difficile ai fini della reversibilità, perché esse verranno costruite con getti e poi quando verrà rimosso dovranno venire di fatto demolite con un martellone. Esse appoggiano, a parte l'abrasione dell'attuale strato asfaltico, direttamente sul terreno con le caratteristiche, verrà prospettato, fatto una prova su piastra, attuale. Non ci sono, non c'è la previsione, come dicevo prima, né di micropali né di tiranti sulle spalle che lavoreranno per gravità e che conterranno nell'ambito tra la paraghiaia e la sella di appoggio l'imbarcato provvisorio. L'imbarcato provvisorio ha dei ritegni sismici, perché l'azione sismica in effetti può venire anche in questo periodo di 5-7 anni, e la robustezza invece dell'imbarcato è molto molto eccedente rispetto a quello che serve per una vita di 5-7 anni, perché il fatto di aver voluto questo imbarcato modulare e amovibile e idoneo per tutte le serie di luci, di subluci, no? Per utilizzi su campate mezzi, campate terzi, richiede di fatto un sovradimensionamento, quindi l'imbarcato ha una robustezza non coerente con i 5-6 anni di vita, ma probabilmente non è stato fatto un calcolo, ma sarà 102 anni, quindi l'imbarcato è estremamente solido e spero di averlo. Adesso la parola al Presidente, io non so, magari adesso rispondiamo per il VAR, dopo l'occasione è ghiotta, perché non è che capita ogni anno avere mezza giunta regionale a Claudio. Quindi volevo chiedere eventualmente, magari lo faccio adesso, sulla questione degli stati generali sulla montagna che si sta tenendo in tutta la regione. Credo che sia un'iniziativa importantissima, visto che lei è assessore anche alla montagna. E quando parlo di stati generali, le avevo già inviato una lettera e voglio leggere solamente una frase. Non vogliamo assistenzialismo, ma condizioni che ci garantiscano pari dignità. E questo per noi che viviamo in montagna è veramente importante. È evidente che la crisi la sentiamo, però in periferia ancora di più. Le attività economiche, i piccoli commercianti hanno un ruolo veramente di servizio. Quindi è evidente che la cartoleria che si trova a Claudio rispetto a quella di Pordenone ha fatturati completamente diversi e la nostra ha dei costi superiori, perché non è possibile, Presidente, che noi utilizziamo il gas per riscaldarci la legna o il pellet per 8 mesi, andiamo a pagare in proporzione a quanto lo utilizziamo, deve essere inversamente proporzionale, perché altrimenti è meglio che ce ne andiamo tutti e andiamo a vivere a Pordenone, andiamo a vivere a Magnago. La questione della scuola la devo sottolineare, cioè ogni anno c'è un'ansia tra la giunta comunale, le giunte dei nostri comuni e il preside, per vedere, speriamo che quest'anno siamo riusciti a portare la classe. È chiaro che i numeri non possono essere gli stessi che ci sono in pianura. Le nostre scuole vanno garantite indipendentemente dai numeri che compongono le classi. La stessa cosa sulla Guardia Medica. Abbiamo finalmente ottenuto che è stata rimessa la Guardia Medica dalle ore 20 alle ore 24. Ci può stare anche bene, perché noi sappiamo che dalle 24 dopo le 8 abbiamo l'ambulanza. Però è stato sperimentale. A me non è piaciuta è stato sperimentale, perché abbiamo bisogno anche noi di avere un riferimento per le nostre persone, soprattutto anziani e i nostri bambini. Sicuramente un'altra cosa, e qui guardo il vicepresidente Bordonello, è su quel benedetto marchio Dolomiti Friulani Patrimonio dell'UNESCO. Benissimo, è un marchio che funziona, che può essere, che può rappresentare tutto un territorio, però che sia chiaro che quando parliamo di Dolomiti Friulani dobbiamo parlare delle nostre montagne, perché troppo spesso, soprattutto in pianura, senza voler male nessuno, però utilizzano i marchi Dolomiti Friulani e parlano di Livaro, di Sequals e di Sacile. Questo
chiedo, Presidente, l'ultima cosa che chiedo... Amico da centro. No, nel senso come assessore al turismo. Ah, sì, sì. No, no, l'ultima cosa, Presidente, invece le chiedo sulla questione dell'acqua. Noi ci siamo trovati all'interno che chi decide dopo, tra dico e quant'altro, sì è vero, dicono il consiglio, però il comune di Pordenone la fa da padrone, quindi ci troviamo in una situazione che non possiamo più decidere il nostro destino. Quindi evidentemente, soprattutto con le bollette che sono arrivate adesso, ai residenti il costo dell'acqua sta in piedi perché c'è un contributo regionale. Un contributo regionale che va a finire nel 2013. Io mi auguro che la Regione si impegni a rimettere questo contributo, in modo tale acqua non serve più, abbiamo parlato dell'acqua fino adesso, non è possibile che andiamo pagando tre volte tanto o comunque lo stesso costo che troviamo in città. L'ultima cosa invece la chiedo all'assessore Panondin per quanto riguarda invece la riforma delle autonomie locali che è in atto, in discussione, e quindi è chiaro, noi la prima parte dobbiamo farla noi e dobbiamo metterci in testa che se non ci fondiamo immediatamente, soprattutto da subito, Clauci non è certo, in prospettiva tirando dentro anche Barcis e Andres, non andiamo da nessuna parte, quindi benissimo per migliorare il servizio, per migliorare il servizio dobbiamo essere uniti, perché non è tanto il rifanno della spesa, è il miglioramento del servizio che cerchiamo di dare. È chiaro però che quando si parla di iniziative per la montagna, vediamo che montagna diventa anche Vivarlo, diventa anche Magnago, diventa anche Sacile. È questo che noi non accettiamo. Se bisogna fare una politica per la montagna, bisogna farla per i comuni di fascia C, che sono gli unici veri comuni che hanno i disagi della montagna. Grazie. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma oggi abbiamo fatto un accordo molto importante a Roma per superare la crisi industriale complessa dell'area industriale di Trieste, sapete la storia della ferriera, insomma, risanamento ambientale e continuazione dell'attività industriale credo che sia un risultato importante per tutta la regione, salviamo posti di lavoro e cerchiamo anche di andare avanti con le industrie. Quindi mi scuso per il ritardo per via dell'aereo. Ma allora, intanto ringrazio il sindaco di Clauci, tutti i sindaci che vedo presenti per questa occasione e opportunità. Io cerco di rispondere un po' agli interventi che ho ascoltato e poi naturalmente dirò anche qualcosa rispetto alle sollecitazioni che diceva il sindaco. Intanto un'osservazione. Noi credo di siamo stati assolutamente chiari nel dire che questa non è e non può essere la soluzione definitiva, però io vorrei anche che fossimo altrettanto chiari con noi stessi che se riconoscessimo che per fare quello che effettivamente è stato detto prima bisognava partire almeno una decina d'anni fa e che può darsi insomma che se qualcuno si fosse dato da fare quando si doveva dare da fare qualche anno fa probabilmente noi stasera racconteremo un'altra storia e staremo a parlare di altre cose. Purtroppo ci siamo insediati, come è noto, a maggio del 2013 e qual è stata la situazione che abbiamo trovato? Allora, una situazione già complicata e difficile per la presenza della tantissima nebbia e questo, diciamo, al di là di quelli che possono essere gli eventi atmosferici, prima, l'acqua, la ghiaia c'è comunque a prescindere da tutta l'acqua che viene giù. Ce n'è tantissima. C'erano dei contratti sottoscritti con delle imprese che non avevano nessuna intenzione di sghiaiare perché non gli conviene e quindi non lo fanno. C'era la possibilità, come dire, di lavarcene le mani, la dico così, ma insomma non per attribuire responsabilità, solo per ricostruire quello che abbiamo trovato, semplicemente iniziando magari, giustamente, e lo facciamo, lo stiamo già facendo, iniziare a discutere con le società di gestione dicendo è colpa vostra, dovete intervenire voi, fatelo, via, iniziano le lettere, eccetera, eccetera. Nel frattempo però nessuno tocca il varno e tocca la strada. E avete visto quanto invece sia sempre più necessario fare l'intervento perché altrimenti davvero non c'è la possibilità più di passare lì.
Quello che quindi abbiamo fatto è stato prendere in mano i progetti esistenti, quelli immediatamente cantierabili e immediatamente realizzabili, e abbiamo scelto il progetto che siamo venuti qui a vedere, ha fatto l'assessore con i sindaci, per cui forse non so, il sindaco l'avrà sicuramente già detto, ma lo ricordo io, il progetto che stiamo mettendo in piedi è il progetto che è stato validato dai sindaci di quest'area dicendo che quello era la cosa da fare perché era l'intervento immediato che ci permetteva di farlo in tempi brevi. Motivo per cui abbiamo corso moltissimo con gli uffici, che devo ringraziare perché hanno fatto un lavoro importante di pulizia, di sistemazione del progetto, di autorizzazioni da ottenere, insomma sapete benissimo come funziona. Abbiamo fatto il possibile, probabilmente purtroppo non siamo riusciti a fare prima perché avremmo dovuto iniziare ad agosto, ma purtroppo i tempi delle autorizzazioni si sono allungati, arriviamo adesso, però fin dalla legge di stabilità del 2014 i fondi sono stati messi per l'intervento, nessuno li ha toccati, ci siamo mossi perché fossero spendibili immediatamente. Il progetto è un progetto esecutivo per cui abbiamo consegnato i lavori alle imprese martedì e abbiamo un termine entro il quale questo lavoro va fatto. Abbiamo tutta l'intenzione di sfruttare questo periodo, diciamo auspicando che sia un periodo anche secco, per poterlo fare e intervenire con questa attività. È ovvio che è un'attività che ci fa stare, diciamo così, non tranquilli, ma insomma ci permette di avere un 5-7 anni per fare l'altro intervento, quello definitivo, e anche per cercare di risolvere il problema della ghiaia. Per cui le due cose sono andate parallelamente, solo che, diciamo così, iniziare la discussione con la società di gestione senza portare avanti completamente il progetto significava che oggi mi portavo un pacco di lettere così che mi ero scambiata con le società di gestione, con i comuni, eccetera, ma probabilmente non avendo portato avanti il progetto concreto non staremo a parlare adesso dei lavori. Quindi abbiamo preferito dare la priorità ai lavori in modo che questa cosa riusciamo a farla nel minor tempo possibile. E allo stesso tempo stiamo facendo però il lavoro attraverso gli avvocati, attraverso i nostri uffici, per costringere quelli che devono fare l'attività per fare anche questa attività. Quindi voglio rassicurarvi che le cose stanno andando parallelamente. Però voi capite che se avessimo fatto soltanto la strada, diciamo, amministrativa, probabilmente adesso staremmo a raccontarvi che non siamo pronti con nessun progetto. Quindi abbiamo preferito portare avanti i lavori. Dopodiché, questi sono gli anni nei quali bisogna, questo sì, lavorare sul definitivo, cioè decidere una volta per tutte quello che si vuole fare per evitare questo disagio, e cerchiamo di accompagnare questo momento anche con altre piccole grandi cose che venivano anche ricordate, cioè tutta la disponibilità della regione, mia personale, anche dell'assessore Tedesca che chiamerò appena finisce l'assemblea, a cercare di discutere con il Veneto per vedere se riusciamo a fare un protocollo d'intesa per quanto riguarda le persone che hanno bisogno e che magari per questo periodo che mi auguro breve, invece di venire a fare cure direttamente da noi, possono più agevolmente andare in Veneto. Credo che non sia proprio possibile, insomma lo approfondiremo, per cui non dico un no, ma non dico neanche un sì, la questione del risarcimento. Tenete presente che gestiamo soldi pubblici e che quindi abbiamo la Corte dei Conti che ci chiede la motivazione ogni volta che utilizziamo anche sul euro, giustamente. Quindi valuteremo anche con i comuni e cercheremo di capire quello che si può, se possibile, fare. Ci sono anche piccoli accorgimenti che invece stiamo già facendo. Io me ne sono occupata l'altra sera parlandone anche con il direttore centrale della protezione civile, e sono i messaggini da mandare a tutte le famiglie per quanto riguarda la chiusura della strada, insomma quello che è un po' mancato, se volete, in questo momento ha creato forse maggiore disagio. E poi insomma cercheremo di fare tutto quello che è possibile davvero, perché in questi, ribadisco, pochi mesi si cerchi di rendere il disagio il meno importante possibile. Però capite che stiamo facendo i lavori, e quindi se e come inizieranno i lavori cercheremo di portarli avanti con determinazione. Vi prego solo di avere un attimo di pazienza, perché cercheremo di farli in fretta, di farli bene e di dare la risposta il più in fretta possibile. Per quanto riguarda invece il resto, che è quello che diceva anche il sindaco, noi abbiamo fatto la scelta come regione
di fare gli stati generali della montagna, perché non perché, per fare un convegno. Noi abbiamo fatto precedere gli stati generali della montagna da 4 iniziative a cui sono stati chiamati tutti i sindaci del territorio, sono stati chiamati i portatori di interesse, dagli albergatori fino alle categorie economiche, passando per le parti sociali e quant'altro. Per quale motivo? Intanto per ascoltare tutti e raccogliere anche contributi, ma soprattutto per iniziare a dire quali sono le linee di indirizzo per la montagna che la Regione vuole assolutamente far proprio e garantire. Perché? Perché non è propriamente vero dire che noi non mettiamo risorse sulla montagna, intendo soldi. Se voi considerate che soltanto in questo periodo sulla montagna sono allocate tra risorse regionali, risorse nazionali e risorse comunitarie 114 milioni di euro. Noi vogliamo però, contrariamente al passato, non buttare soldi a pioggia, ma cercare di individuare insieme a voi quali sono quei servizi e quelle necessità rispetto alle quali bisogna intervenire. Perché? Perché se vogliamo continuare a far vivere le persone in montagna bisogna garantire i servizi. Cioè voi dovete avere servizi che magari per noi è più facile garantire in pianura, qui è un po' più complicato, e quindi siamo partiti da lì. E quindi sto parlando di sanità, sto parlando del trasporto pubblico locale, sto parlando dell'energia. Non abbiamo trovato tutto in ordine, no? Cioè abbiamo trovato delle situazioni nelle quali è necessario fare degli interventi anche per la prima volta. Prima ricordava il sindaco il gas. Ce ne stiamo occupando. C'è una vecchia convenzione che venne firmata tantissimi decenni fa con la Comergas, che poi è finita nei tanti meandri delle acquisizioni dentro l'ENI, e che quindi adesso significa che la Regione sta aprendo un dialogo con l'ENI proprio per cercare di capire se per la montagna riusciamo a fare un ragionamento diverso di agevolazione, evidentemente, per quanto riguarda il gas ad uso domestico. Abbiamo fatto un piano delle emergenze per quanto riguarda la sanità. Ora, la riforma della sanità è una riforma che adesso prenderà corpo e vita piano piano, però devo dire che alcuni interventi di riqualificazione sull'ospedale di Magnago. Quando parlo di sanità succede sempre. Però, abbiamo fatto degli interventi sulla. Abbiamo fatto degli interventi di riqualificazione, per esempio sull'ospedale di Maniago, che io so sta dando risposte importanti al territorio rispetto a dei bisogni che erano necessari. Poi sapete pure che stiamo facendo un piano dell'emergenza che ci ha permesso di utilizzare meglio le risorse per le ambulanze. Abbiamo messo un'ambulanza a Vito d'Asio che non c'era, così come abbiamo cercato di dare la risposta sulla guardia medica. Insomma, cerchiamo di intervenire su quelle che sono, diciamo, le richieste e i bisogni rispetto a determinati servizi. Anche sul trasporto pubblico locale stiamo cercando di capire con i concessionari come possiamo venire incontro, per esempio, alle richieste degli studenti, anche degli studenti che hanno la necessità di prendere i mezzi in questi luoghi, sia per la Regione Firenze Giulia che per il Veneto, e quindi spesso sommano i costi, e quindi stiamo cercando di capire come far risparmiare, garantire il servizio e però allo stesso tempo dare le risposte che servono. Gli stati generali servono per fare ordine su tutto questo. Dopodiché però voglio essere chiara su una cosa: alla fine di questo percorso abbiamo fatto 4 incontri, abbiamo parlato di servizi, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di trasporto pubblico, abbiamo parlato di turismo, insomma abbiamo toccato tutti i 4-5 temi di attività economiche. E abbiamo iniziato ad accompagnare anche la legge finanziaria, per cui abbiamo messo, non lo facevamo da anni, abbiamo messo risorse sul riordino fondiario, perché voi sapete che in molta parte della montagna della Firenze Giulia il tema del riordino fondiario è particolarmente sentito dai comuni, perché molti interventi noi non riusciamo a fare perché c'è una frammentazione delle proprietà, spesso i proprietari non li troviamo più perché sono andati via, non c'è più un riferimento, e spesso alcuni interventi di manutenzione, per esempio, boschi, strade, viabilità, è resa difficile da questa frammentazione. Quindi abbiamo messo risorse sul riordino fondiario, abbiamo messo risorse sugli esercizi commerciali, cioè proprio per sostenere quegli esercizi commerciali di montagna, piccolini, che hanno evidentemente la necessità di essere sostenuti di più che altri esercizi commerciali in altre aree della nostra regione. Abbiamo cercato di lavorare molto anche sul servizio della banda larga,
e noi arriveremo a completare proprio montagna il progetto Hermes nei primi mesi del 2015, prima metà del 2015 completeremo il progetto, e anche questo è importante, vi do un dato: quando ci siamo insediati in tutta la regione c'erano 20 punti wifi, adesso sono 300, e questo significa anche cercare di garantire appunto il servizio del collegamento, della linea veloce che serve per le imprese ma anche per le famiglie. Quindi alla fine di tutto questo percorso noi faremo gli stati generali con una riunione grande, probabilmente nell'auditorium della regione, dove convocheremo consiglieri comunali, sindaci, insomma tutte le persone interessate. Però voglio essere chiara su una cosa: noi abbiamo ascoltato tutti, ci siamo fatti delle idee, noi però diremo quello che la regione è pronta a fare e quello che la regione farà, cioè diremo esattamente quello che si farà per la montagna in questa regione. Dopodiché avete idee diverse? Bene, qualche giorno ci confronteremo, ma quella è l'indicazione, cioè quello deve essere l'input. Dobbiamo smetterla di fare convegni, discussioni, dialoghi, ci vediamo le sere, facciamo l'assemblea pubblica e poi non si decide mai niente. Quindi in quegli stati generali si daranno gli indirizzi e le indicazioni puntuali di quello che la regione intende fare, di come intende utilizzare i soldi. Poi ovviamente insieme ai sindaci, insieme alle persone che evidentemente poi devono attuare questi indirizzi, cercheremo anche di riadattarli, aggiornarli, ma insomma l'importante è che iniziamo a fare qualcosa, perché altrimenti rischiamo di continuare sempre a dirci ogni anno che abbiamo gli stessi problemi però senza averli risolti. Credo anche che ci sia un'opportunità, l'ha già detto il sindaco, ma so che anche altri sindaci di questo territorio la pensano allo stesso modo. Io penso che la riforma degli enti locali sia un'opportunità, perché dà la possibilità alle amministrazioni di fare una cosa semplicissima che i cittadini hanno già capito: da soli non ce la possiamo fare, ci dobbiamo mettere insieme. Ci dobbiamo mettere insieme perché non è giusto che un cittadino paghi le conseguenze della, diciamo, efficienza o più o meno di un servizio perché vive in un posto o in un altro della nostra regione. Cioè noi abbiamo in questo momento difficoltà di risorse, abbiamo difficoltà, i comuni hanno difficoltà di risorse anche umane, insomma, mancano i dipendenti, è difficile trovare le competenze. Allora, possiamo continuare da soli a faticare contro il mondo, oppure possiamo fare una cosa che forse ci spinge a fare anche la crisi difficile che stiamo affrontando, cioè di metterci insieme, mettere insieme funzioni, servizi e competenze. Non è che perderete di vista il vostro comune, il vostro campanile, il vostro comune, quello resterà, però le funzioni, i servizi, le competenze, i dipendenti comunali, questi possono agire in un'area più vasta, possono mettersi insieme, cioè possono essere esercitate queste funzioni, queste competenze da più comuni che si mettono insieme. Mettersi insieme significa anche fare massa critica, significa diventare più forti, significa aumentare il numero dei propri abitanti, insomma cercare di fare quello sforzo di aggregazione che noi chiediamo alle imprese, chiediamo a tutti, chiediamo anche evidentemente agli enti territoriali. In questa logica i compiti che vengono affidati ai comuni sono importanti, cioè la regione deve fare la pianificazione, la programmazione, la gestione di alcuni compiti generali, la sanità, il trasporto pubblico locale. I comuni hanno tutte le funzioni gestionali e quindi è bene che queste funzioni gestionali con le risorse giuste vengano esercitate, però se possibile in una forma associata. Questo è un cambiamento, se volete, anche culturale, me ne rendo conto, è un cambiamento prima di tutto culturale. Io spero che siamo pronti ad accettare questa sfida, penso anche che ci siano tutte le condizioni per far bene, soprattutto in territori come quelli che abbiamo noi, insomma siamo piccolini, ma siamo anche una regione che ha tante specificità che possiamo salvaguardare e allo stesso tempo proteggere. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo, adesso la sfida la devono raccogliere i cittadini e i sindaci, e spero che sia una sfida che sono pronti a farlo propria, diciamo, no? Cioè non vedo già belli, no? Un po' più. Va bene, grazie. Io naturalmente ringrazio tutti voi, ringrazio gli assessori e il presidente che sono venuti qui. Mi sembra che dobbiamo guardare adesso con un po' di ottimismo, no? La luce in fondo al tunnel c'è. Noi vigileremo perché ci auguriamo che la luce totale qui il tunnel riusciamo ad attraversarlo velocemente, e quindi speriamo che i problemi
per quanto riguarda l'ARMA siano arrivati quasi alla fine. Grazie. Ok, grazie a voi.